L'Homo novus Mario. Adesso parliamo di questo personaggio politico che rappresenta un po' l'inizio, ecco, l'inizio di un'epoca che sarà segnata dalle guerre civili. Infatti ci sarà la guerra civile di Mario contro Silla, poi studierete la guerra civile di Pompeo contro Cesare, poi quella di Ottaviano Augusto, insomma, contro Marco Antonio. Un'epoca molto complicata. E incontriamo subito un personaggio significativo, definito così Homo Novus, cioè vuol dire quindi che è uno che apparteneva a una famiglia che non aveva mai partecipato, che non aveva mai ricoperto delle cariche pubbliche delle magistrature romane di alto grado. Ecco perché si chiamava Homo Novus. Un carattere rude, ci dice Plutarco nella vita di Mario. Plutarco è uno scrittore greco che scrive le biografie, insomma, le vite di parecchi personaggi storici importanti. E dice: c'è un busto in pietra di Mario a Ravenna che ho visto con i miei occhi, corrispondere bene a quella ruvidità di carattere che gli si attribuisce. Di temperamento coraggioso, bellicoso, più familiare con la disciplina degli accampamenti militari che con quella della città. Attenzione, gli uomini politici in questo periodo acquistano potere proprio attraverso le vittorie militari, le campagne militari. Sono dei generali, vedremo. Mario, generale, Silla, un generale, Pompeo, un generale, Ottaviano Augusto, Marco Antonio. E quindi riescono ad aumentare il loro potere grazie anche alle campagne militari, alle vittorie sul campo. Era uno che era nato proprio, si può dire, no? Con questa vocazione militare. Ecco, dicevamo, più familiare con la disciplina degli accampamenti militari che con quella della città. Quando aveva un comando non era capace di moderare il proprio impeto. Si dice che non abbia mai studiato il greco, né che abbia mai usato quella lingua in nessuna occasione. E sappiamo com'era importante questo aspetto, nel senso che c'erano stati nel periodo precedente anche dei generali, se vogliamo, no? Come lo stesso Publio Cornelio Scipione Emiliano, molto più aperti alla cultura greca, il circolo degli Scipioni, ricordate, no? Quello che abbiamo studiato. Invece Gaio Mario incarna i valori tradizionali del Mos Maiorum, cioè della tradizione romana basata sul coraggio, sul valore militare, la virtus appunto, sulla lealtà e su questi, insomma, su questi valori tipicamente legati alla guerra. Si dice che non abbia mai studiato il greco, né che abbia mai usato quella lingua in nessuna occasione, convinto com'era che fosse ridicolo perdere tempo in uno studio i cui maestri erano poco più che schiavi. Ricordate infatti che i greci all'inizio sono degli schiavi, arrivano a Roma come schiavi, no? Ma, come abbiamo spiegato, pur essendo stati sconfitti dai romani, di fatto poi, come dire, conquisteranno i romani con la loro cultura. I suoi genitori erano di origini oscure e modeste. Ecco perché Homo Novus non faceva parte di una grande famiglia. Ad esempio, ricordate che i romani delle grandi famiglie avevano tre nomi: prenomen, nome e cognome. Lui ne ha solo due, giusto per farvi capire che non fa parte di nessuna delle gentes. Solo Gaio e Mario. Gaio è prenome e Mario è una specie di, cioè, un altro nome, insomma. Ma non c'è gens, non c'è famiglia. Insomma. I suoi genitori erano di origini oscure e modeste, vivevano del duro lavoro quotidiano. Suo padre si chiamava come lui, Gaio Mario. Sua madre, Fulcinia. Quando vide e provò per la prima volta i piaceri della città, aveva già vissuto a lungo, dato che aveva trascorso a Cerete, un piccolo villaggio nei dintorni di Arpino, una vita paragonata con quella delle città, rude e poco raffinata, ma sobria, secondo l'antico uso severo dei romani. Quindi non era mai stato ricco, anzi, era stato un po', diciamo, noi diciamo un provinciale. Attenzione che per i romani i provinciali erano tutt'altra cosa, erano quasi sudditi, no? Che vivevano nelle province, quindi in luoghi molto più lontani. Lui era invece, diciamo, un italico, un latino, che era vissuto sempre in un villaggio di poca importanza, aveva vissuto sempre una vita piuttosto semplice, modesta. Ecco. Ora che cosa avviene però? Ci sono dei fatti, degli eventi storici che porteranno in luce questo personaggio, il personaggio di Gaio Mario. L'evento storico si presenta, ecco, anzitutto lui viene
eletto per la prima volta tribuno della plebe nel 119 a.C. Era un personaggio che veniva dalla plebe, quindi abbiamo spiegato, era un plebeo, non era un patrizio, e l'unica carica pubblica alla quale può accedere inizialmente è proprio quella del tribuno della plebe. Solo che cosa succede l'anno dopo? Cioè nel 119 diventa tribuno della plebe, nel 118 succede qualcosa nella Numidia. Ora, la Numidia era una regione dell'Africa, una specie di stato cuscinetto, cioè uno stato alleato di Roma. Diciamo che se, grosso modo, la zona di Cartagine è corrispondente all'attuale Tunisia, la Numidia è corrispondente all'attuale Algeria. Bene, ora, erano sempre stati alleati dei Romani, i Numidi, no? E c'era un re, Massinissa, che era un grande alleato dei Romani, ma poi era morto. E aveva lasciato dei figli, tre figli, due naturali e uno adottivo. Aveva lasciato il potere suddiviso ai tre, cioè non voleva mantenere unito il regno. Ha detto: ho tre figli, do un terzo del regno a uno, un terzo all'altro e un terzo all'altro ancora. Ora, i due figli naturali si chiamavano Iemsale e Aderbale. I due figli naturali, il figlio adottivo, che non era figlio suo proprio, a dire la verità, ma era stato da lui adottato, si chiamava Giugurta. Ora, questo terzo qua era molto più determinato e molto più ambizioso degli altri due. E questo terzo dice: ah sì, mio padre, che oltretutto è un padre adottivo, mi ha dato solamente un terzo del regno in eredità. Ma io voglio anche gli altri due terzi, io voglio prendere il regno anche ai miei due fratellastri, chiamiamoli così. E così nel 212 Giugurta attaccò il dominio di Aderbale, ne conquistò la capitale, insomma, incomincia e scoppia una guerra. Anzi, prima aveva eliminato Iemsale, quindi già era arrivato a due terzi del regno. Gli era rimasto solamente il pezzo di Aderbale. Va ad attaccare questo pezzo per riunificare nuovamente la Numidia. I romani a questo punto si interessano della questione, si interessano della vicenda. Erano stati contenti i romani che Massinissa avesse diviso in tre il regno, perché così era meno potente questo regno qua, no? Adesso invece che il regno veniva unificato, adesso che c'era un personaggio così ambizioso che si presentava sulla scena, loro decidono di inviare un esercito in Africa. Allora, questo esercito è comandato, come sempre erano comandati gli eserciti dei Romani, o da consoli, o da ex consoli, o da senatori, insomma, comunque da magistrati, alti magistrati romani. Ora, questi alti magistrati romani, quando giungono in Africa, vengono corrotti da Giugurta. Quindi Giugurta dice: ah, voi siete venuti qua a farmi la guerra. No, mettiamoci d'accordo. Io vi do dei soldi, vi do del denaro e voi ve ne ritornate a Roma, insomma. Oppure fate finta di farmi la guerra, ma in realtà non la fate. Questa cosa però, in un modo o nell'altro, si venne a sapere a Roma. E allora furono prese delle decisioni. In particolar modo la plebe era esasperata, perché questi tali senatori, ex consoli, eccetera, facevano parte del patriziato. E quindi i plebei dissero: ma perché non affidare l'esercito ad una persona molto più preparata, molto più determinata rispetto a questi senatori, ex consoli, patrizi? E i plebei dicono: ma noi abbiamo un esponente, il nostro tribuno della plebe, che è sempre stato un soldato, che ha avuto una preparazione, una formazione, disciplina militare, diciamo così, molto ferrea ed è molto capace, molto preparato. E questa volta riescono a imporre il loro potere, il loro parere, volevo dire. E quindi Caio Mario viene inviato in Africa per comandare l'esercito romano contro Giugurta, il console dei popolari. Non si era mai vista una cosa del genere. È vero che c'erano le leggi di Cinni e Sesti, abbiamo studiato, che erano le leggi che stabilivano che anche i plebei potevano
accedere al consolato. Oh, non stiamo parlando della Lex Canuleia, che era quella che diceva che potevano sposarsi da Patrizia e Plebei. Stiamo parlando delle leggi Ricini e Sestie. Oh, bene, bene. E quindi nel 107 Caio Mario viene eletto console. Quasi uno scandalo, perché Caio Mario è un homo novus, quindi è uno che appartiene a una famiglia proprio, abbiamo detto, plebea, che non aveva nessuna tradizione politica, no? E lui, diciamo che cambia parecchie cose nell'esercito. Viene aperto l'arruolamento ai nullatenenti, viene introdotta una retribuzione stabile, cioè vengono pagati. Anzi, addirittura la stessa parola soldato deriva dal soldus, che da questo momento in poi viene dato, il soldo che viene dato ai soldati, appunto. E così abbiamo un nuovo tipo di esercito, quindi un esercito quasi potremmo dire di professionisti, cioè di persone che fanno il soldato di professione, a differenza di quello che era avvenuto fino adesso a Roma, quando nell'esercito venivano arruolati i cittadini romani quando c'era bisogno. Capite? La grossa differenza rispetto a prima. Un esercito professionale, no? Poteva essere arruolati anche i proletari. Prima i proletari non facevano parte dell'esercito, per il semplice fatto che i proletari non potevano permettersi l'armamento, non potevano permettersi le spade, l'armatura, perché non avevano soldi. I proletari, dice la stessa parola, che cosa hanno i proletari? Hanno solo la parola. Oh, bene. Adesso invece è lo Stato che dice, caro proletario, io ti do l'armatura, la spada, le armi, eccetera, eccetera, tu in cambio fai soldato per me, ma se ti comporti bene nel corso della, se fai una certa carriera militare, puoi ambire a posti di maggiore prestigio, no? Quindi puoi far carriera, appunto, nell'esercito, no? Accanto alla riforma del reclutamento, quindi all'apertura anche ai proletari, del reclutamento nell'esercito, Mario introdusse alcune novità strutturali, tra cui il ritorno della legione a 6.000 effettivi. Cioè le legioni spesso, durante le campagne militari ad esempio, venivano decimate e Mario dice no, no, ritorniamo ai 6.000. Ricordate che abbiamo detto legione 6.000, centuria 100, manipolo 200, coorte 600. No? Ecco, poi ancora. L'eliminazione, quindi suddivisione in coorti, quindi quante coorti c'erano in una legione? Ovviamente, se le coorti sono di 600 uomini, in una legione ci sono? Quante coorti ci sono? Ci sono 10 coorti, ma insomma, 600, 600, 600, no? Eliminazione della vecchia distinzione in astati principes triari. Prima ricordate che lo schieramento dell'esercito prevedeva questa divisione: astati, poi principes, poi triari. Introduzione della formazione a testuggine. La conosciamo la formazione a testuggine? Come si formava un gruppo? Con gli scudi, esatto, si difendevano i soldati romani. Erano praticamente impenetrabili questi scudi, tutti uno attaccato all'altro. Eliminò le vecchie insegne militari, le sostituì con l'aquila, quindi da adesso in poi si usa l'aquila, poi ovviamente vedremo, l'aquila diventerà anche segno dell'impero, no? Quando ci sarà l'impero romano, il simbolo della potenza romana. Bene, e allora che cosa avvenne l'anno successivo? Quindi eletto console nel 107, già nel 106 a.C. Mario riesce a sconfiggere Giugurta, l'esercito di Giugurta. Il re Numida, quindi Giugurta, si rifugiò presso il re della Mauritania. A questo punto uno dei questori di Mario, che si chiama Lucio Cornelio Silla, riesce nuovamente a catturare, a prendere Giugurta si era rifugiato presso il re della Mauritania. Attenzione, Silla in un primo tempo è sotto il comando di Caio Mario, è il comandante generale. Lui è un questore, insomma, comunque diciamo così, ha un grado militare, insomma, inferiore, sotto Caio Mario. La volta prossima studieremo invece che Mario e Silla si combatteranno fra di loro in un periodo seguente. Nel 105 Mario tornò a Roma per celebrare un trionfo. Che cos'era un trionfo? Una cerimonia molto solenne, festosa, in cui si conducevano
gli schiavi, ad esempio in questo caso schiavi della Numidia, che erano stati fatti durante la vittoria contro i Numidi, no? E si faceva una grande processione lungo la città di Roma, si prendeva un po' anche in giro il generale, no? Perché durante il trionfo lo si poteva fare. Altre vittorie di Mario sono, dopo Giugurta i Numidi, le vittorie contro i Cimbri e i Teutoni, sono le prime popolazioni germaniche che attaccheranno Roma. I Cimbri e i Teutoni provengono dall'attuale Danimarca, comunque da zone nordiche, no? Furono sconfitti nel 102 ad Acque Sextie, oggi Aix-en-Provence. Quindi da questo momento in poi si costituirà anche la Provenza, diciamo, cioè la provincia della Gallia Narbonese, no? Che poi diventa provincia per eccellenza in francese, no? Quindi appunto Provenza. E poi però Mario fu allontanato, ci furono violenti scontri nella città di Roma e così Mario fu allontanato dalla città, perché c'era il rischio del forte potere personale, ce l'aveva come questa ambizione, questa forte ambizione personale. In un primo tempo diciamo che i senatori eccetera riescono a mettere un po' da parte Mario, ma poi comunque il protagonismo di questi grandi generali e uomini politici si imporrà nel periodo seguente, il periodo delle guerre civili. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.